stagioni della nuova politica. Siamo oramai giunti alla 12ª edizione. Come sempre un cast di assoluta eccellenza. Abbiamo qui con noi Rosanna Vaudetti. Rosanna, intanto grazie. E allora io ti chiedo, quest'anno che sensazioni hai? Tipologia dei premiati e soprattutto le ragioni, perché si festeggia un beato importante. Sì, è un premio, come tu sai Camilla, molto importante perché sono 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale e allora la cerimonia è iniziata con una celebrazione in memoria del Santo Carlo d'Asburgo. Si ricordano, Vincenzo Bocciarelli leggerà alcune lettere dei soldati al fronte alla vigilia di Natale. Fu un episodio bellissimo che per ragioni di opportunità non fu dimenticato, cioè questi giovani, questi ragazzi che stavano dall'una e dall'altra parte si ritrovarono tutti insieme a passare il Natale perché erano giovani, perché non si sentivano di essere nemici e allora questo non faceva gioco perché volevano instillare l'odio di una nazione contro l'altra. Oggi noi siamo molto fortunati perché viviamo in un'Europa unita e questi episodi di guerra fratricida, cioè da nazioni che si confidano, non si verificano più e speriamo sia così anche per il futuro. Grazie Rosanna, oramai siamo alle battute finali. Un augurio per Liberi.tv per questo premio. Auspichiamo che diventi sempre più grande, anche se già lo è molto. È un premio che è lato importante perché è fatto con molto amore e con molta competenza. Io mi auguro che diventi più importante perché come premio si consegna la colomba della pace. Non c'è nulla di più importante della pace. I popoli devono vivere in armonia, nella pace, per il futuro soprattutto dei nostri giovani. Grazie Rosanna Vaudetti.